Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante e oggi sono qua con un nuovo episodio delle avventure di Ratchet & Clank in Rift Apart. Allora, prima di cominciare ragazzi, come al solito io vi invito a passare sul mio canale Twitch YouTube, ad iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati sulle live in avvio e sulle live che verranno ricaricate sul canale YouTube. Allora, 40% del gioco siamo. Grazie, Ratchet, È una per buona averci cosa. aiutati. Allora, non ho fatto un altro giro di questo posto, anche perché il Bolt non avevo sinceramente voglia di Figurati. cercarlo. E ora andiamo alla stazione di Kedaro. Però ora possiamo tornare tranquillamente indietro e andare in un altro luogo, che mi sembra che devo andarci però a suo giro con Rivet. Bellissimo raga, mi sta piacendo un botto questo gioco. Poi ovviamente in un secondo momento me lo vado a cercare il porco. Spero di poterlo avere costantemente anche con Rivet. Sarebbe un po' strano avere questo potere, però non male in effetti. Fai con calma, dolcezza! Ah giusto, non posso. Non sono ancora arrivato a poterlo ottenere, no? Questo invece ne ho 10. Buono. Allora, vediamo un pochettino. Amerai quel potenziamento! Potenziamenti imminenti! Ok. Sì, poi dovrei anche concentrare il tutto sul cercare di Torna presto potenziare il resto, a trovarmi, però. mi raccomando! Se mollo R1 non funziona più giusto. Ah, ecco. Ok. C'era Miss Zurkon anche qua. A posto. Vediamo un po' dove andiamo adesso. Ok, allora. Vabbè, qua penso che li otterrò solamente facendo le sfide, quindi non posso. Qua mi manca un Bolt, che secondo me andando avanti potrò ottenere come avevo ottenuto già nel primo Ratchet & Il quarzo Clank, fasico è tutto vostro, Rivet e Clank. come si chiama? Avevo ottenuto la mappa quella per trovare gli oggetti aggiuntivi. Chissà Quindi io come se direi la di andare cava avanti nella Rivet. storia e vedere un po'. Sperando di non arrivare al finale perché me li vorrei sbloccare tutti. Se per caso arriviamo al finale e non ho sbloccato Su, tutto, Sargasso, me li sblocco hai magari detto per di aver capire. regalato a Vediamo un Ratchet il po'. dimensionatore per aiutarlo a trovare i Lombax. Non pensavo di incontrarne uno o di trovare casa Però nostra. lei Beh, sì, non è possiamo detto che chiamarla sia la così. controparte, Eh sì, che funzionerebbe. eh? No. No. Mazza. Ora che mi ricordo, avevano detto che comunque con lei. Allora, visto che abbiamo tutte le cose che in teoria dovremmo avere tutti i potenziamenti lì e non avere problemi sul resto, potremmo anche decidere di mettere una cosa particolare a lei, nel senso. Ah, lei starebbe benissimo questo, visto che ha anche la caratteristica già. Allora, a Ratchet abbiamo messo questo. Io direi di mettergli a lei questo. Che è un po' più carino. Poi ci aveva pure quella maschera lì già lei, eh. Finché non ne troviamo altri. Quando troveremo gli altri pezzi di tutto il resto. Non ne sono certo. Allora, vediamo un pochettino. È stato uno spasso. Il cristallo si chiama Blizzo. Dagli Sì. una. Dobbiamo trovare il quarzo fasico. Ma dubito. Allora, aspetta un secondo, visto che sto molto meglio rispetto all'ultima volta, mi
Rimettiamo il volume conferma colpo. Che sia sopravvissuto a tutto questo. E mettiamo il volume alto perché posso parlare con di alto, voce alta, quindi. Accumula energia dalle fenditure dimensionali. Porco mondo, che figata. Un'altra dimensione. Questo è il tuo blizzard? No, ma qui possiamo trovare del quarzo fasico intatto. Cerchiamo i minatori. Oddio, aspetta un secondo che non mi ricordo le armi. Allora, quella è lì. Isolamento avviato. Struttura isolata. No, si mette male. Prima dobbiamo occuparci dei granchi tossici. Cos'è stato? Attività sismica, forse causata dal crollo delle barriere interdimensionali. Temevo che l'avresti Urca detto. Troia. Alla struttura. Misure di sicurezza attive. Andiamo dall'altra parte della vetrata per disattivare l'isolamento. Un altro inghippo dimensionale. Se... pausa. Servire da Miss Quanto del fato? Ritornano i piccoli. Aspetta, guardo il fatto, perfetti contro i nemici. Terrorizzati all'idea di essere morsi da piccoli mostri meccanici. Forse questi qui sono. Okay. Dove eravamo rimasti? Sì. Sì, l'instabilità peggiora. Per questo le operazioni di scavo sono ferme. Ok. Ma questo è il. È il coso, va bene. Perché Japanci contro di me? Maledetto stupido universo! Niente lavoro, niente quarzo fasico, e niente pianeta! Che altro vuoi, eh? La mia mente! Bene, prenditela! Ma che cazzo è questo? Se può servire, ho appena scoperto un'altra dimensione in cui Blizzard è ancora intatto. Così... Ancora intatto? Come fai, eh? Ma certo! Il Blizzon! Se il pianeta non è ancora stato distrutto! Chi era quella? Sai di cosa stava parlando? Deve essere sopravvissuta qualunque cosa sia successa qui. Comunque... Ok, ci serve un altro cristallo di Blizzon. Ah, e che cazzo l'aveva visto questo? Ok. Spiegarlo un po' prima magari questa cosa di premere il cerchio sarebbe stata decisamente più utile. Allora. Tanto l'arma ce l'ho già. Sì, ok, questi qua sono il Blizzon. Ok. Posso tranquillamente fare così anche. Ok, perfetto. Continua ad avere sempre una spare. Mi dispiace per te. Andiamo! Solo per curiosità, ok. Andate. No, ho lasciato la difficoltà di prima. Come ci procuriamo il quarzo fasico? Dovremmo parlare con un minatore o un ingegnere nella dimensione intatta. Ok. Devo trovare. Dobbiamo sapere. Sta trasmettendo su tutte le frequenze. Ci penseremo dopo aver recuperato il quarzo fasico. Ok. Attenzione, il Blizzon è stato destabilizzato dalle fenditure interdimensionali. Niente panico, prego. Disponetevi in fila di Ah, sono dall'altra parte. Cos'è Grazie. Questo? E buona giornata su Blizzard. Potremmo disattivare il Fatto. Ah. Isolamento revocato. Grazie. Fatto buona completamente a caso. E buon rispetto delle regole.
Guarda, devo controllare bene ogni singola parte della mappa. Bastardi di merda. Sì, mi ci sai che nulla. Dura di più adesso, sto cazzo di coso. Ne sono contento. L'attività sismica ha distrutto il ponte. Ci toccherà fare il giro largo. Tenere tanto d'occhio quella roba lì. Porco. I tuoi adatti sono carini quando non cercano di sbranarti. Ovvero no. Quella. Piattaforma mineraria, oltre la lava. Ora avrai da fare, lattina. Molto bene. Ora dovremmo salire su quel crinale. Hai idea di chi fosse quel tizio nella mia dimensione? Lo straniero? Non l'avevo mai visto sul blitter della mia dimensione. Alla vacca boia. Ok. Da non crepare come un mongoloide ogni volta, magari. Oddio. Giusto. Raga, giusto. Appena reso conto perché non vedevo le munizioni. Ma perché mi serve la roba di vedere le munizioni, almeno so come sto messo, invece di vedere quanti bolt e quanti raritanium ho, non me ne frega letteralmente un cazzo. Allora, vedere un pochettino. Pacchetto modalità foto. Va bene. 10 su 25, eh? Buon numero. Un'onda d'urto così potente per un pesce solo, dai. Fra! Dove siamo? Chissene! Prendiamo il Lombax! Ma perché li hanno doppiati così, sti qui? Cioè, sono bellissimi e ci stanno un botto. Siamo la squadra di Dio! Scarry Gahan! Gli sgherri tamarri saranno anche tosti, ma mai tosti quanto noi. Gli sgherri tamarri mi piace. Ok, sono tornato anche un po' in forma. Per il fatto di tutto. Star male non è molto conveniente per le live, però. Sì, che poi non ci stavo neanche tanto. Però se uno sta bene è molto più soddisfacente, anche perché si gode più. Ci serve un modo per estrarre il quarzo fasico. Allora. Forse quella trivella gigante. Cerchiamo qualcuno e chiediamo indicazioni. A proposito, ok, non ci sono robe oddio. Sembra un errore digitale. Guardate, non sembra neanche lava.
sono abituato alla lava di Dark Souls 3. Perché l'uno l'ho giocato veramente poco. Ah, questo è il centro minerario. Forse qualcuno può aiutarci a trovare la trivella. L'ufficio del capo ingegnere deve essere vicino. Sei un pozzo di conoscenza, eh? Certo. So che il minatore medio trascorre il 72% della sua vita sottoterra. Wow, davvero? No, ma ti annoieresti senza le mie curiosità. Gente confusa quanto noi. Terremoti, isolamenti, fenditure interdimensionali. Posso capirli, ma quella trivella ci serve. Non perdiamo tempo. Potrebbe ripetersi quello che è successo a Blizzard nella mia dimensione. Comunque, ritornando al discorso delle dimensioni e queste cose qua, alla fine può anche darsi che Rivet non sia la controparte dimensionale di Ratchet, quindi tecnicamente possono adoperarsi per ripopolare la specie. Anche perché c'è la missione secondaria di là. Anche perché, da come ho capito, i Lombax hanno fatto sta cosa qua di separarsi. Loro andavano proprio a girare nelle dimensioni per cercare luoghi sicuri. Probabilmente hanno diviso i vari piccoli con altri Lombax e li hanno mandati in dimensioni diverse per salvarli. Probabilmente Rivet è una di queste qua che è stata spostata dallo stesso pianeta, quindi... Quindi, boh. Scusa, se vai sei? Da quella parte potresti cercare aiuto, la chef Tullio. Doveva tornare un'ora fa con gli ingredienti per la cucina, forse è in pericolo. Certo, ci penso io. Mi piace che sta con la maschera. Grazie. Però fammi vedere una cosa. Impostazioni, gioco, allora. Tutorial, pausa del quadrante delle armi. Rallentare, che sei? Mira... Aiuto alla mira. Regola automaticamente la velocità visuale. Vabbè, che se ne frega. Mira automatica no. Agganciamento no. Vabbè, così. Ok. Protezione da caduta fuori schermo. Solo combattimento. Previene la caduta accidentale dalle sporgenze. Ah, no, lasciamola così che è predefinita. Aiuto in volo. Stabilizza automaticamente l'assetto di in volo. No. Aiuta sulle rotaie. No. I minatori no, no, hanno mi sta bene così, caccia, non facciamo. Sto rilevando una trasmissione rapido. Madonna, li ho fatti esplodere. Con orecchie e pelliccia, che ne dici? Ti piacerebbe dare un contributo per creare il piatto galattico del secolo? Non rispondere, è una domanda retorica. Vieni sul crinale di cristallo e cominciamo subito. Porco! La chef Tullio, presumo. Non sembra ferita. Mi chiedo cosa le impedisca di tornare dai minatori. Sicuramente la mania della cucina a caso. Perché tanto gente così è fissata con la cucina, con quelle cose lì, e quindi per lei stare lì e cercare di recuperare il materiale che vuole recuperare, la materia prima che vuole recuperare, è questione di obbligo. Oh sì. Vieni qua. Un attimo, ma quei robomaschini stanno volando? Troia!
sì, sarebbe un patimento questo, raga. Cioè, come cazzo fai? Madonna. Vediamo quale ho sbloccato. È nuovo? Sbaglio sempre tasto comunque io. Oh sì. Vai, così. Andiamola un po' con questo carino. Ah, quindi devo andare di là per forza, va bene. Forza! Ok, questa caverna dovrebbe portarci al crinale di cristallo. Oh, quasi livellata anche questa, eh? Buono così. Yes. Perfetto. Cielo. Che succede? Cosa c'è, Clan? Oh no, di nuovo. Dobbiamo trovare la Lombax, il nome del ci si arriva tramite quello, vaffanculo. Vedo che non sai resistere al richiamo della cucina. Cerca dei rimbalzatori in giro, ti aiuteranno a salire. Bolt. Potrebbe esserci. A posto. Ok, andiamo avanti adesso. Che ho visto, bastardo, devo stare molto attento, non devo aver fretta di correre, c'è sempre sono questa fretta del cazzo io ogni volta. Ah, ciao. Io sono Chef Tullio e come sì, tutti i grandi artisti creo bellezza solo quando soffro. Ok, per realizzare il mio massimo capolavoro devo riuscire a estrarre il più pregiato miele sirangiano con questo aspirasucchia. Ma la procedura richiede la massima attenzione, per cui ho bisogno di qualcuno che mi difenda da chi non capisce l'arte. Se vuoi entrare nella storia enogastronomica, avvia la sequenza di estrazione con quel martello. Sì, va bene. Non è un problema per me. Che piatto prepari? Non lo so ancora. Ultimamente la sofferenza si è ridotta a poco. Mi sta prendendo forma. Lo sai. Oddio, un'arena. La macchina ha bisogno di tempo per scaldarsi, quindi tieni sì, lontani eventuali incendi. Arrivano da sinistra. Usa il pulsante su quel lato per attivare la trappola. Splendido. Non sopportavo il tanfo dei pesticidi, quindi ho pensato di tornare alle mie radici. Il barbecue.
Eccoli, sul lato destro. Attiva la trappola a destra prima che distruggano la spirasucchia e la mia ispirazione. Delizioso. Le trappole proteggono la spirasucchia, ma hanno bisogno di tempo per disperdere il calore. Logico, no? E questo è il mio preambolo, o per usare un termine culinario, l'antipasto. Ah, ora è il momento del piatto principale. Eccolo. Si comincia! Arrivano! Proteggimi mentre cerco l'ispirazione più profonda. Pure il drink. Di altra ispirazione e di altro miele. Pensa a quei minatori affamati, Rivet. Devi pensare. Porco. Ma fa danno anche a me? Idromele di magma zurpificato! Ma è buono, però. I minatori meritano anche un dessert. Eccoli. Quindi ci toccherà soffrire un'ultima volta! Ma sto soffrendo io, Ciccia, non te. Niente. Niente. No. Eureka! Il dessert sarà una mousse capovolta di bestia dentuta al miele. Oh, sì. Così. Dolce vittoria. Ottieni del miele da Ciaculio. Ah, pensavo sofferenza. Che fosse per qualcos'altro. Ma ora la mia immaginazione male. Si è risvegliata. Questo miele sarà una libidinosa delizia. Che sofferenza, tu non hai fatto niente. Grazie mille per l'aiuto. Giusta precisazione. Magari un giorno anche tu sarai ispirata e produrrai arte. Vabbè, facciamo di sì. In che posizioni i minatori metteranno qualcosa ci credo su che poi la gente ci fa. E adesso come torno da loro? Ci fa le cose dietro. Porca troia, c'ha delle certe posizioni giustamente da ragazza. E Kurtak si farà al caso mio. Però Cristo santo.
Io ho visto delle cose in giro, raga. Avrei una curiosità. Chi cucina meglio? Tu, cioè, che poi a me gli animali non mi fanno. Ma non è certo una cosa. Come quelli che ho visto cose. Sei più bravo giro. Tu, vero? Lo sapevo. Pokémon di Overdose Gente. Mamma mia, che vergogna, ragazzi. Va bene che sono gusti, ma sono animali. Cioè, porca puttana, la necrofilia non va bene. Come la necrofilia. Sono tremendi. Mamma mia. Orribili, orribili. Aspetta un po', ma io questo qua non l'ho dovuto usare per. O forse serve adesso in realtà e io non lo sapevo. C'è un Bolt. Secondario, eh? Primi terremoti abbiamo pensato, ok, chiudiamo tutto. Non è bastato. Meno male che si ricarica prima di sparare, se no un macello sarebbe. Ok, raritanium. Secondo me sta per succedere qualcosa allora anche al pianeta dove sono ora, perché 12 di 25. Preso qua? Sì, ha preso tutto qua, non c'è più niente. Perfetto, dai. Andiamo avanti. Dai che sono quasi al 5 con questo. Voglio potenziarmi tutte le armi almeno al livello 5, poi il resto vediamo. Possiamo forse del raritanium, le cille, si colora in maniera strana. Sono quasi mimetizzato a loro però, guarda. Eppure questa qua è la tuta del Ranger Galattico, eh. Tu vendi qualcosa di nuovo? Vai con calma, dolcezza! No. Peccato, 17. Però. Un po' di decoro. È una scelta popolare. Il parafulmini. Potenziamento. A posto. Antifacuità non ce l'ho. Niente, niente. Questo mettiamolo al rimpallinatore. No, ho sbagliato. Mancherai da morire! Siamo vicini all'ufficio di controllo. Le decorazioni qui sono più colorate rispetto alla mia dimensione. Latina, concentrati. Oh, scusa. Due a posto così. Cercate il capo ingegnere? Usate quell'ascensore di sicurezza. Grazie. Danni di... Sempre più sé. Ha un certo fascino. A parte terrore e devastazione. Ok, dai, dai, dai. Madonna, guarda che cannone della Madonna. Guarda. Eccolo. Deve essere il capo ingegnere. Bisognerebbe anche finire. Salve. Di potenziarle al 100%, tutte quelle cose lì, però. Le hai sentite? Le scosse? Sì. No. Voci. Non le sentivo da troppo tempo. Ma ovunque ci sia il viola, arrivano anche loro. Prima i terremoti. Ah, vabbè, in quel senso. Ora questo. Io non sento nulla. Eccetto qualcuno che vorrebbe sapere quando estrarrai il quarzo fasico. Non finché non avrò capito che succede. Per quel che ne sappiamo, la miniera potrebbe essere infestata. È per questo che ho inviato i miei robot scienziati a studiare il viola. E? Devo non andare sono tornati. A recuperarli. Quando sarà sicuro. Bene.
Perché aspettare? Troverò i bot e li riporterò qui sani e salvi. I robot hanno intercettato un messaggio dalla tua dimensione. L'avrà inviato la persona che abbiamo incontrato. Forse può aiutarci a capire cosa è successo laggiù per impedire che succeda anche qui. Andiamo. Allora, qui niente. Qui si va avanti. Quindi aspetta solo un secondo. Perché di lì non c'è niente. Di qui si va avanti, di qua c'è un po' di strada. Poi qui c'è il coso. Mi spiace che tu e Recep siate lontani. Dovevo immaginare che sarebbe finita così. Il dimensionatore era... Ma dove cazzo sono? Troppo potente per essere reso pubblico. Un po' bruttina, eh. Io direi che ce la equipaggiamo quando poi. Però ad esempio, scusami un attimo, ma non sarebbe più bella con il braccio così? È così è molto più figa. C'è anche il pandan con il braccio, vedi? Non è male, eh. Però no, raga, per lasciarla un po' diversa da Recep, almeno la varietà. Avere un minimo di varietà, quello voglio dire io. Ce l'ho anche con lei. È finita, raga, è finita. Cioè, si corre solo con questo, altro che R3. Sbagliato. Beh, prova, ma adesso non ho bisogno di rasciare. I robot avranno comunque seguito i percorsi segnati dalle aste di rilevazione. Sono certa che ricevono segnali dal pioma. Le scosse stanno diventando sempre più intense e frequenti. Occhio, non inciampate, non scivolate e non rompete nulla. Trovare il quarzo fasico senza dover fare lo slalom tra lava e i terremoti era chiedere troppo, forse? Da lì era inarrivabile a qualsiasi punto. Sì. Ehi, uno dei miei robot è lassù. La dolce Bob. La dolce Bob? Ah, un acronimo. Parlare tanto mi fa tornare il male alla gola, eh. Ah, eccola. Erca la puttana. Siamo in gravissimo pericolo. Presto, con me. Va bene. Ok. Andiamo, forza. Oh, cielo. Oh, no. Presto. Il pelo bruciato puzza. Il blitz. Thank you.
una connessione decente. Devo avvisarvi di... molto pericoloso. Potrebbe essere qualsiasi cosa su questo pianeta. Infatti, meglio essere prudenti. Allora... meno male che alla fine hanno permesso di fare questa cosa qua di... cioè di poter... Arco 2, che paura! Sei scemo! Salve, siamo in gravissimo pericolo. Presto, con me. Sono cagato addosso, però. Ok, andiamo, forza! Oh cielo, oh no! Potevo saltare. Madonna, quanto è diventata forte sta cazzo di arma. Madonna, tutto questo accumulo di bolt mi ricorda un sacco... come si chiama quel gioco? Un segnale per riportarla qui. A quanto pare ha raccolto un file audio. Gli darò un'occhiata. Più avanti c'è un vecchio laboratorio di ricerca. Se conosco Jim, deve essere lì. Jim? Oh, certo, un altro robot. Ok. Oh. C'è veramente un sacco di... Allora, aspetta un secondo. Stavo dicendo una cosa ma mi sono dimenticato completamente, quindi vabbè. Ah, c'è veramente un sacco di rarità comunque in questo gioco, veramente immenso. Ma giustamente in confronto al gioco che è enorme, ci vuole tanto rarità. Merda! Ci è mancato poco! Ah, siamo ancora nella stessa dimensione, non so. Mi vuol dire che si è teletrasportato lui. Il vetro di sicurezza! Sì, volevo colpirlo, posso? Che cazzo. Si riferisca ai protocolli di sicurezza. La burocrazia può essere soffocante. Ha senso quanto tutto il resto? Beh, lei magari sa che cazzo è successo fino adesso, quindi c'è... non vedo dove sta il problema di ascoltarlo. Oh, guarda che forse questo qua è uno dei robottini della tizia. Rilevata entità? Questo qua è distrutto. Ciao, sei la mia nuova migliore amica? No. Dovresti tornare dal capo ingegnere. Richiesta di amicizia? Negata. Suoni tristi. Ritorno dall'ingegnere. Oh, falla finita, Jim. Spero che abbia raccolto messaggi dimensionali invece di perdere tempo a cercare amici. Rilevata entità ostile. Ciao, sei il mio nuovo migliore amico. Questo è fulminato. Beh, non stiamo andando avanti indietro nel tempo. Comunque è una cosa che ogni tanto mi dimentico di questo gioco. Stiamo semplicemente cambiando dimensione. Comunque vuol dire che questa dimensione qui e quell'altra l'ha distrutta. Cioè l'originale di Rivet e l'altra sono collegate.
È particolare sta cosa comunque. Quando incontri qualcuno, sospetti sempre che lavori per l'imperatore nefario. Quasi tutte le persone che conosco lavorano per l'imperatore. Ah, 1-0 per te. Morto. Manca poco. Spero che il messaggio sia importante. Insomma, non la solita cartolina di Olo a un... Quando incontri qualcuno, sospetti sempre che lavori per l'imperatore Nefarius. Quasi tutte le persone che conosco lavorano per l'imperatore. Ah, 1-0. Comunque, ridendo e scherzando, sto esplorando tutto tranne quel pezzo lì. Probabilmente vado anche laggiù. Piattaforme di trivellazione, beh. Messo ormai. Sono certa che le finiture si sono aperte qui, ed è qui che troverete il robot. Minchia, pensavo fosse un qualcosa di strano. Livelli molto lentamente il personaggio principale comunque, cosa molto positiva ma anche molto negativa, perché ad esempio mi cago addosso se per caso... Ho capito! Come prima. Che cazzo li ha visti questi? Minchia. Devo stare molto attento. Allora. Ok, vedo il robot sulla piattaforma a destra. Dopo il ponte distrutto. Deve esserci un modo. Oh, la gru ha spostato il cristallo. Potrebbe essere utile per arrivare al robot. Ah, ok, quindi io dovrei utilizzare quel cristallo lì come ritorno e averlo spostato fa qualcosa. Ah, però laggiù... No, aspetta. Potrebbe essere qualcosa laggiù. Un coglione. E vabbè. Interferenza dimensionale. Le statistiche di sicurezza. Quasi alla pensione. Ma si sta lamentando di chissà che quale cazzata. Lo so, là non ci posso andare. Non mi sembra ci sia qualcosa di particolarmente importante. Quindi vabbè. Ciao. Inizializzazione a 120. Sam, sempre alla ricerca di se stessa. Grazie, la soluzione del messaggio è più vicina. Ci sono tutti. Pensavo... Oh, grazie. Merda. Ora tornate alla stazione di controllo e vediamo cosa hanno raccolto questi piccoletti dall'altra parte. Cioè che mi sposto mentre salto, cosa che dovrebbe fare il contrario. Elevate forme di vita ostili. Misure di isolamento attivate. Calma, calma.
Ho progettato io il sistema di sicurezza. Anche se stando ai sensori di movimento sembrerebbero già entrati dentro la stanza. Oh, che scema! Il soffitto! Dimentico sempre di guardare su. Oh, porco. Cosa diavolo è quello? Luogo ignoto. Forme di vita ignote. Protocollo distruggere! Ah, un regalino dalla mia dimensione. Non mi resta che ridurlo a un cumulo di rottami. Come posso usare i segreti di dimensioni in frantumi mentre questi pesci distruggono la mia miniera? Non mi è piaciuto per niente. Non c'era nel manuale. Oh oh, siamo in netta inferiorità. Non ho alcuna intenzione di utilizzare merda, di utilizzare i funghini o altre cazzate. Cazzo però. Fischia di insalata. Forme di vita indigene scomparse. Misure di sicurezza disattivate. Grazie e buona giornata su Blizzard. Ok, solo un piccolo inno. Servirà più tempo per decifrare il messaggio. Ma intanto potete usare la trivella. Che ci porterà Jim. A posto. Ah, non era la tizia dell'altra dimensione? Ok. Jim. Eccoti qua. Sei la mia nuova migliore amica? Certo. Suoni felici! In nome dell'amicizia, ti porterò alla trivella per estrarre il quarzo fasico. Oh, promette molto male! L'anomalia dimensionale è identica a quella che abbiamo visto su Sargasso. Bene, significa che sai cosa fare. Come tuo migliore amico, ti avviso che forse l'integrità dimensionale ha danneggiato la trivella. In che senso? Come tuo migliore amico, preferisco sorvolare per... non angosciarti e rimediare proponendoti un brano improvvisato. Non abbiamo le armi adatte a te. Non posso autorizzare l'uso della trivella finché il conduttore. Grazie per aver scelto me. Ti piace in karaoke? Minchia, 26. A me piace solo se piace a te. Fa tenerezza quel povero Cristo. Allora, vorrei ora. Acceleratore quasi al 5, sì. Su, un bel potenziamento! Lo so, ci c'è un attimo, vieni. Qui si fa sul serio! Allora, adesso, visto che ne ho un bel po', potrei partire dal primo, in alto. Anzi, fammi un attimo vedere. Accumula qualche livello. Questa e al 5 ed è al massimo. 4, 5, 5, 5 il castigatore. Questa qua. Più devastante che mai. Non cercare di potenziarlo perché l'acidificatore botanico è migliore. E poi devo cercare purtroppo di potenziare tutto il resto. Non hai slot liberi. Meno da portare tutto al massimo così. Mi viene bene. Questa qua non sarebbe male, però. Più avanti.
qua me ne mancano due, siamo a posto. Poi direi questo qua, perché comunque la cosa delle bombe è utilissimo, quindi lo potenzio tutto la prossima volta. Quindi la prossima volta che non ho altro da tirar su e da sbloccare robe, perché in teoria potrei fare anche già lo scavatore, visto che l'ho portato già un po'. Dovrei potenziarmi le armi che non ho ancora utilizzato, cioè che devo ancora iniziare a utilizzare. Allora. Ti porterai volentieri, ma non posso attivare l'ascensore senza una spalmata di grasso agli ingranaggi. Un'anomalia dimensionale blocca il condotto del lubrificante. Ah. Ok. Clank, ho appena visto Ratchet! Su Savali! Davvero? E come sta? Benissimo! Yeah. Ma eroico e giusto! Ma non divaghiamo. Le tue possibilità ti attendono. Conducile al meta terminale. Le mie possibilità non riescono a passare con quelle raffiche. Esiste un modo per appesantirle? Un nuovo potere? Ah, quella è una sfera pesante. Aumenta il peso di qualsiasi cosa tu. Suona molto scontato dicendolo ad altri. Allora, cosa contiene il tuo libro? La raccolta più esaustiva dello scibile universale. L'ha catalogata mio padre. E chi è? Credo che tu lo conosca come l'idraulico. Lui è tuo padre? E come sta? Ci ha preso la sua prima vacanza da sempre. Tocca a me sostituirlo. E ce la sto mettendo tutta, ma è un bel impegno anche quando l'universo non è in pericolo. Ok. Ma lì cosa devo fare? Sono bloccato. Forse quella sega circolare potrebbe aiutarmi. Madonna, Clank, che lancio. Che lancio incredibile. Senti, perché ti chiamano profeta? Non è un titolo che mi sono detto. Ah, ecco perché. Me l'hanno dato i monaci di Savali quando li ho aiutati a decifrare una parte dei loro archivi. Cosa intendi? Mi è bastato puntare il dito e dire roba tipo: quello è un elenco telefonico Blarg, quello è un dente di Kerchu, quello è un poema d'amore di Terraclon. Oh, cavoletti. Devo prendere appunti, Clank, perché è stato incredibile. Ne mancano soltanto due. Ok. Come vanno le cose così? Bene, mi ha hackerato il cervello e mi ha visto i ricordi. È così che vi divertite voi giovani? Dovrei tenermi aggiornati. È strano. Per essere controparti dimensionali, Ratchet e Rivet presentano notevoli divergenze. Ratchet non ha mai mostrato diffidenza nei confronti dei robot, ma Rivet sì. E se il tuo caso fosse un'eccezione? Magari nelle loro dimensioni tutti gli altri Ratchet detestano i robot. Spero di non essere inopportuno, ma credo ci siano altre sfere da recuperare. Tentativi di razionalizzare le dimensioni, aiutandole a trovare la loro strada. Prima o poi sarò in grado di comprendere e riparare ogni cosa. La sega circolare ci blocca la strada. Devo trovare un modo per riuscire ad abbassarla. Ok.
Ok, posso anche rimanere nel mio punto e non andare per forza nelle zone. Trovi che ci sia qualche punto di contatto tra Rece e Rive. Sono sempre pronti a entrare in azione, al contrario di me. Io tendo a perdermi nei dettagli. E lo consideri un tuo punto di vista? Non sempre, ma a volte vorrei riuscire a non preoccuparmi troppo. Questo appesantisce. Non sento già più soldi. Porco due, che paura. Spero di non essere inopportuno, ma credo ci siano altre sfere da recuperare. Aumentiamo la marcia. Va, Clank! Forse ho un'idea per aiutarti con quel tuo problema di perdersi nei dettagli. Devi solo avere fiducia in te stesso. Cosa intendi? Se mio padre mi ha insegnato una cosa, è che fingere competenza può aprirti un mucchio di porte nella vita. Quello è avere sempre con sé uno sturalavandino. No, forse ci vuole solo della levitazione, così loro vanno in alto, ok, e poi vanno in là, poi in là, qua ci vuole il peso, per andare lì. Grazie a te! Che cazzo corre? Cosa gli è successo? L'hanno spiaccicato. Ok. Ora pensiamo all'ostruzione. Già, ho inviato i cervelloni a riparare il ma... Sono incastrati. Ha funzionato! Adesso il flusso scorre. Se il problema è risolto, ora possiamo usare l'ascensore. È il momento di estrarre il nostro pazzo. Andiamo. Ah, sono già qui. A posto. Ah, ma io ho completato tutto da prendere. Vabbè, in realtà vorrei prendermi semplicemente il raritanium, che ce n'era un bordello qui. Ci siamo quasi. Con la trivella estrarremo il pazzo e ripareremo il dimensionatore. Nel caso non avessi altre occasioni per dirtelo, grazie. Non fare lo sdolcinato, Lattina. Non è ancora finita. Ehi, guarda! Ancora la squadra dei frati! Duro con quel mattino, che bastardo! Mi fa incazzare che non mi danno le munizioni che mi servono. Che... Cosa? Non si sa che cosa è successo a Blizzard nella tua dimensione. Porca troia. Presto lo scopriremo e impediremo che accada anche in questa. Ah, dove andiamo ora? Figata. Ascoltate, la situazione è molto grave. È completamente... che riceve il capo ingegnere. Oh madonna ragazzi, no. Cioè, tu mi vorresti dire che ora posso girare in tutte queste cazzo di cose? Oh madonnina mia. Sbagliato, pensavo di... però qualcosina perdo, Quanto
sarà difficile rispondere e ascoltare, perché nessuno ascolta! È uguale, non è il fatto che sto usando io queste robe qua che crea problemi, vero? Ci avviciniamo alla trivella. Non c'era tanta roba, però non sta più che bene. Wow, ho sempre sognato di manovrare una trivella centinaia di volte più grande di me. Dici? Hai le idee molto chiare. Gli obiettivi chiari sono raggiungibili. Allora, qui credo che mi arrivi un po' di gente, anche perché una zona sembra molto da fight. Ci prendiamo già le casse del loot. I controlli della tribù. Vado Clank, vado, tranquillo. Lombax, robot, grandi notizie! Ho decifrato il messaggio dal barco! Sentite, finalmente. Qui c'è il segnale. Ascoltatemi. Non attivate la trivella. La fenditura l'ha danneggiata. La trivella distruggerà Blizzard. Cosa? Ma l'abbiamo appena azionata! Al riparo! Isolamento attivo! Non può forzare i comandi da remoto! Cavolo, cacchio! Sempre dannata, stupida trivella! Non adorare, immaginate! Ho cambiato idea! La missione continua a saltare! Perché non ho fatto richiesta per una linea più veloce? Si parlava da dimensioni alterne, da lì è impossibile sentirsi bene, cioè. Quarzo fasico, nel raggio della trivella. Lo tiro giù con il martello. Sì. Eccoli, catturiamoli e prendiamo tutto ciò che hanno. Ah, ragazzi. Torniamo subito nell'altra dimensione. A posto? Signore Dio! Allora, il rimpallinatore dovrebbe essere un problema. Piena di carburante. Da molto da vicino una bomba. Esatto. E se la schiantiamo contro la trivella, possiamo distruggere i fermi e salvare il pianeta. Normalmente direi che la procedura via.
viola il protocollo, ma in questo mondo pre-post-apocalittico va benissimo. Quindi, pronti all'impatto. Ciao, sono il tuo migliore amico, Jim. Ti prego non morire, perché ho cancellato i miei suoni tristi quando siamo diventati amici. Non ora, Jim. Ora vorrei avere un suono triste. È tosta usare quella, perché comunque perdo robe anche da... Rivet! Il quarzo! Merda! Oh no! Beh, forse non è così grave come... So che potrebbe sembrare del tutto assurdo, ma... I Mort parlano spesso di un tizio leggendario che vive su Torren 4. Il riparatore. Non c'è nulla che è troppo guasto per il riparatore. Immagino sia arrivato il momento di scoprire se le leggende sono vere. Piccolo Claire, non che riesco a credere che siamo gli eroi. Un quarzo per sempre. Ottieni il quarzo fasico, perfetto. Ora che ne dici di riparare il quarzo fasico e salvare l'universo? Ok, Latina. Cerchiamo il riparatore. Se davvero il riparatore può rimettere in sesto il quarzo basico, avremmo compiuto un'impresa impossibile. I Mort parlano sempre bene di lui. E fidati, non sanno dire bugie. In questo caso c'è ancora speranza di salvare le dimensioni. Ok, io dovrei aver completato tutto qua. Ho preso tutto, tutte le cose lì, poi ovviamente la roba in più, raga, è lo stesso. Testa. Modifica la testa dei tuoi eroi rendendola gigante o minuscola. Ma no, vabbè, raga. La madonna. Ma c'ha l'hitbox? Merda. Spada da sgherro. Aspetta, c'era scritto chiave? Chiave inglese, niente. Lo lasciamo così. Allora, aspetto della chiave. Ma potrei anche mettere oro, perché è figo. Perché altro è gomma da masticare, terre selvagge, più force, ribelle, predefinito. Lasciamola oro. Bolt alternativi, monete, sfere, rubie, sovraccarico. Facciamo monete, gallerie migliorate. In che senso? Aspetto martello, mettiamo anche quello oro, che tanto. GDR, mettiamolo, vediamo un po'. Aspetto predefinito, ribelle, ranger galattico. Allora, pacchetto astronave 1. Metterei ribelle. Vediamo un po' se è questa qua, la 1. Mi sembra che la rossa l'ha messa a lei. La lascerei a lei. E per la 2 mette... Aspetta. Astronave 1. Ah, no, io queste robe qua non le toccherei. Voglio la... così. Dimensione testa, lasciamola normale. La chiave inglese la voglio guardare poi con Ratchet, perché deve essere figa. La useremo, ma voglio cambiarla. Facciamo queste modifiche. Oh! Lo sentite? È il suono del sottoscritto che annienta le menzogne. Lurine, disgustose menzogne! Sento dire in giro, questa dimensione è instabile. Verremo risucchiati in un vuoto amorfo. Ah! Bugie! E se non la pensate così,
vi ordino di strapparvi gli occhi e gettarli nell'inceneritore più vicino. Sono chiaramente difettosi! Ma soprattutto, quei Wanda di Lovax non sono fuggiti. Come avrebbero potuto se... Ah! Se ancora non li ho acciuffati, pezzi di idioti! Tu! Volete la verità? La mia taglia sui Lombax ora monta 27 strabilioni di nefari dollari! Guardate! Così tali! Così reali! Così palesemente non inventati! E possono essere vostri quando catturerete quegli stupidi Lombax! Il dottor Nefarious non si fermerà davanti a nulla per prenderci. È meglio muoversi. Mi manca un Bolt che proprio mi gira il cazzo non averlo preso. Qua non si può, qui è tutto fatto. Qua so dov'è l'ultimo Bolt, però non so come arrivarci. Probabilmente ora con i poteri che ho posso andarci, però vorrei andare avanti. Vediamo un po'. Ripara il quarzo fasico. Spero già che subito. Il riparatore sappia riparare il quarzo fasico. Va bene, e allora andiamo a fare la cosa con Rivet. Potremmo fare tutto con... Vabbè, tutto con Rivet adesso. Vediamo un po' cosa ci tocca fare. Potremmo però finire anche tutto questo Torrent 4. Bello. Siamo a Borderlands, oh. Almeno questa missione si preannuncia semplice. Ma... Non so nella tua dimensione, ma qui le cose non vanno mai come dovrebbero. L'improvvisazione è un talento da imparare in fretta. Io sono un vero maestro dell'improvvisazione. Vale, sentiamo la cazzata. Non vedo l'ora di vederti in azione. Bello sto posto, mi piace, mi ricorda un botto Borderlands. Adesso raga, però io stavo anche pensando di giocare Borderlands in seguito, molto più avanti. E giocarli tutti. L'uno, il prequel, il pre-prequel, il 2 e poi arrivare al 3. Sono giochi che fa morire da ridere, quindi cioè per quello li voglio giocare. Allora, a livello 3 non c'era Miss Zurkon però. 5, 5, 5, 5, 5. Gli unici sono questi qui. Cazzo, devo andare con lo scudo, devo andare. Ma che figata! Le monete, che figata! Visto che tanto sono pochi... Madonna, che belle! Sono le conseguenze di un attacco! I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi! O dai pirati! Aspetta un secondo, però. Dimensione testa, non... No, eccolo qua. Allora, facciamo. Allora, sto giro abbiamo fatto predefinito fino adesso. Prossima volta facciamo monete. Ora facciamo monete. Prossima volta facciamo sfere, rubie e poi sovraccarico. E facciamo che ogni live cambiamo. Intanto mi viene, viene comodo, è anche divertente. Città sa dove trovarlo. Conoscono questa zona come le loro tasche. Mi auguro che siano più ospitali dei Ballard della mia dimensione. Oh! Come brilla! A posto. Oh, è vero, ma perché questi qua mi danno cose in più, mi danno. Vediamo una la nuova modifica che mi danno. Niente. Martello. Spada da sgherro. Bella. Oggi andiamo con la spada. Perfetto, non vedevo l'ora. Vedevo l'ora che mi dessero anche il martello da cambiare. Scusate, qualcuno sa dove possiamo trovare il riparatore? Sembrano fin troppo caldi. Parlare, devo difendermi dal prossimo attacco. Bellissimi, sembrano anche di più. Ma si ricarica da solo? Ah.
bello il GDR. La roba dei danni è un po' una stronzata, però non è male. Forse è troppa roba su schermo, eh. Sto botte. Ottimo lavoro con la caccia agli spia, boss. Altri 5 e Miss Wilson ti costruirà un'arma spettacolare. Minchia. Arma che mi dice lei non è roba da poco, eh. Perché se è come quello... come quello del primo, cazzo, è fotonica l'arma, La modalità GDR non dovrebbe cambiare qualcosa, no? La GDR si cambia sì o no? Lasciamolo, non è male, almeno tanto. Sapevate che Molo Notto vuol dire paradiso in patto mese? Il riparatore si trova qui? Beh, assolutamente sì, bel tipo, affascinante ed è single, se uno di voi interessa. Si dice che possa riparare il quarzo fasico. Quarzo fasico, quarzo basico, tutti i quarzi, lui ripara tutto. Ma... avevamo un problemino con i pirati e gli abbiamo chiesto aiuto perché, beh, lui è bello grosso, ma dopo l'inizio del fuoco scoppiettante si è... Quello? Forse possiamo aggiustarlo noi. Sono certo che voi due lo rimettereste in piedi in un molo secondo. Ma i pirati hanno distrutto l'unica via d'accesso, per cui vi servirà una saltafionda. Oh, e ne ho vista una nelle vasche di fusione più avanti. Che fortuna! Miss? Quindi, una volta finito, vuoi accompagnare Ratchet nella dimensione dei Lombax? Credo di sì, ma Ratchet non è sicuro. Forse ha paura che... Aspetta, paura? Paura di cosa? Complicato. Ah, beh, senti, se lui non ci vuole andare, ci vengo io. Come mai tutta questa cosa qua che vuole andarci pure lei? Aia, che male. Aia. Che bellezza vedere queste cazzo di monete. Non vedo l'ora di vedere gli altri. Minchia, lei gira, eh. Se ne è premuto sto cazzo di cose. Oh. Porca troia. Non vedo come raggiungerle. Allora dovremo improvvisare. Oh, il parafulmine, meno male. Stammi bene! Ma guardala!
Madonna, mi sta venendo troppo voglia di giocare a Borderlands guardando questa roba. Sì raga, fatto perché io non ho mai giocato a Borderlands, cioè ci ho giocato ma non ho mai seguito la storia per intero, quindi forse il fatto di prendermeli tutti da capo dovrebbe essere la cosa migliore. Una salta fionda potrebbe portarci oltre il baratro, ma è enorme! Già, e neanch'io sono attratto. Beh, è ora di chiudere! Ah, ma per colpa mia chiude, bastarda! Che pezza di merda! Perché? Vuole dare le cose. Ai, mamma mia. Eccolo lì. Ehi. Rotaia rotta in vista. Ne arriva un altro. Strano trovare una saltafionda in una vasca di tubo. Forse ha qualcosa a che vedere con i prepensionamenti degli ultimi tempi? Per fratture multiple, magari? Oh. Facile. Una fenditura. No, no. Ce ne sono altri. Se l'hai detto vuol dire che là bisogna andare. Bisogna andarci per forza. Oh mamma. Questo sistema di rotaia non sembra molto semplice. Vieni duro. Porta direttamente alle vasche di fusione. Io ho paura di finire dentro una vasca di fusione. Merda, io non ci volevo andare. Un gioco? Cazzo. Ragazzi! Ma io pensavo di andare. Pirati? Oh, andiamo all'altro in basso. Arraffiamo di tutto, facciamo trambusto, riparatore di stucco. Ehi ragazzi, questo è utile. Di fatto è sicuro che non è futile. Il destino ci ha fatto incontrare di nuovo ma Petite Rivette. Perché il destino ama prenderti a calci nel sedere. Yoho! Compagni filibustieri, all'attacco! Oh mamma, i pirati fanno razzia di rottami. Non sono molto resistenti. Ok. Saltafionda. Potremmo sfruttare i vantaggi dell'altezza. Buona idea. Gli scudi torna. Ma scudi? Sentiamo un approccio più creativo. L'hai ucciso con la tua logorrea? Vorrei prendermi il merito, ma no. La causa del cedimento è un mistero anche per me. Tuttavia, mi godrò la sua assenza. Senti, colpi! Questa pare colpisce duro! Poi però raga, sapete cosa faccio? Le armi queste le utilizzo, le armi potenti me le riutilizzo anche all'interno dell'arena, così da farla più velocemente. Vedi, non ci pensavo. Sì, utilizzo sempre quelle che devo potenziare, però sai, ora che ci penso devo andarci nell'arena. E tu? No, non ti voglio uccidere. Ma posso? Obiettivo andare di là. Voglio andare dal volto io però. Ah, però non posso tornare indietro. Ugh!
Ma che cazzo? Ok, sono finiti. Ora tiriamo giù la salta fionda. Salta fionda è nostra. Ora basta superare quel baratro zeppo di pirati e trovare il riparatore. Devo tornare all'inizio della cosa. Oh, la mia schiena! Dai, allora, 3, 2. Questi tra i pirati e il loro bottino! Peggio per voi! Siamo bloccati! Di immondizia. Cosa sperano di trovare? I tesori sepolti in un pianeta di rifiuti è l'ideale. Oh. La lomba spende cara la pelle. Lotta senza quartiere. La nostra amica vuole finire come il riparatore. Beh, allora la aiutiamo noi. Per caso io non niente pensavo, ho provato e sa mai che avete buono. Arriviamo, porco. Le tue intromissioni sono alquanto seccanti, Rivet. Perché continui a intralciarmi? Hai mai pensato che potresti essere tu a intralciare me? Temo di no, perché sono io il protagonista di questa storia! Ale, 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 mio! Ah!
Forse no, no, ti serve un nuovo compagno di ballo. No, no. Non è così, guarda io, eh. Oddio, di nuovo François. No, come cazzo si chiama lui? François? No, non si chiamava François. Quindi dobbiamo Roger. Ballare? Assolutamente no. Questa persona. Aia. Niente squali e assidi. La tua punizione sono... Sacchiato! Visto cosa succede se cerchi di rubarci il bottino? Ma che cazzo, cazzo si avvicina questo? Dai, Roger. Merda. Il riparatore è un'impresa folle. Lo stiamo sfiancando. Non mi sfuggirai. Oh, che figlio di puttana. Vaffanculo, minchia, tosto sto qua, questo santo. Miei prodi amici, perduto ormai è vascello. Ora va distrutto, divideremo le spese. Sei sicuro? Merda. Propongo di abbandonare la nave. Proposta accolta. Ah, sì, vabbè, ma gli si è rientrato tutto il naso, sta qua. Posso, miss? Più un pirata in tutta la mia vita. Grazie mille, miss. Anteprima? Oh, il guanto del fato. Beh, mi serve, sto finendo le armi da potenziare. Non è vero, però... Vediamo un po' cosa fanno. Ah, vanno e mordono. Vabbè, lo so questo. Va bene. Me le prendo subito, guarda. Il Bazlame è tornato. Ah, posso averli tutti e due? Non penso di avere i... i soldi per le bolt per prenderlo, quindi forse mi prenderò il Bazlame come prima cosa. Mi prendo forse prima il Bazlame, che anche se i piccoletti mi servirebbero un botto, distraggono e poi attaccano all'improvviso, sono molto bastardi. Capolavoro. Durata. Ah, questi non ancora, come mai? Quel giocattolino non ti deluderà. Andiamo così, dai. Regalati un potenziamento, te lo sei meritato. Ma guarda. Elimina qualche altro cattivone se vuoi potenziare quell'arma. Ok, prossima Bazlame.
E poi chissà quando sbloccherò queste due. Ora possiamo raggiungere il riparatore. È quasi al 5. Ho sbagliato tantissimo. Dovevo tornare indietro. Vaffanculo, mi sono dimenticato. Devo ammetterlo, non mi aspettavo che il riparatore fosse un robot gigante. Forse è un gigante gentile quando non combatte in piedi. Non mi fido troppo dei robot giganti, ma vedremo. Ehi, ma mi fai gli agguati, bastardo? Un'altra sacca dimensionale? Che ne dici? Ci divertiamo? Potresti convincermi. Ah, oh, ma questa puzza è così! Magari è il momento di prendere un ultimo sparatore. No, no! Sarà la mia fine, devo cercare tutto. Ma mi sembra che sia finita anche qua, Già. Forse ce la faccio ad arrivare. Ma guarda questo. Qua muoio. Già. Allora qua ci sarà il coso, credo. Cazzo, è larga sta minchia di mappa, vaffanculo. Oh la madonna! Sembra un po' esagerato. Oh! Quanto cazzo vola. Sì, ho capito però, perché prima mi fa fare quei voli della Madonna e ora no? Cioè, non ho capito io. Lo so, Rivet, ma in questo gioco sta andando come cazzo vuole lui. Perché qua vola come un cazzo di... capire questa cosa qua, prende un volo della Madonna senza alcun tipo di motivo, cioè non so il perché. Guarda, guarda, guarda.
Guarda, guarda che volo che fa! Che il riparatore fosse un robot gigante. Forse è un gigante gentile quando non combatte i pirati. Non mi fido comunque dei robot giganti, ma vedremo. Andava a sbattere, eh. Pretoriano Lombax. Quasi tutto, eh. Affascinante. Ok, ora il riparatore. Tornare indietro, che palle. Ci siamo quasi. La Lombax! Pier dice che vogliono riparare il riparatore. Ripariamogli la bara. Pagherai per aver affondato la nostra nave. Mano alle armi, ciulla! Non l'avete affondata voi. Riparatore, spaziamo. Questa è un'ottima copertura. E credo anche di potervi attaccare facilmente sui fianchi. Piramide, segnate la costruzione. Manda chi vuoi, Pier! Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di persona! Mettervi nel sacco è stato più facile del previsto! Poiché riparare il riparatore è un'impresa folle! Stavi dicendo qualcosa, Pier? Non ti stavo ascoltando! Come farò senza del grande... Per fortuna non dovrai scoprirlo! Il tuo adorabile zaino saputello, non avete speranza! Zaino saputello. Cazzo. È vero, sono tipo le figlie. Porca troia! Che macello, ragazzi! Qui c'è un'ottima copertura! Però aspetta, mi sono appena ricordato di aver loro, quindi... Speravi di segnartela così facilmente! Manda chi vuoi, Pier! Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di perso... Mettervi nel sacco è stato più facile del previsto! Puoi che riparavi il riparatore! Stavi dicendo qualcosa, Pier? Non ti stavo ascoltando! Come farò senza un più grande nemico? Per fortuna non dovrai scoprirlo! Scudo!
zaino saputello, non avete speranza! Zaino saputello. Non siete tanto bravi, eh? Non tirare! Ma c'ho anche me! Io sono solo il volto di rappresentanza! Vabbè, ma che cazzo è? Vabbè, ragazzi, ma che cazzo sta diventando sto cazzo di gioco? Puoi attaccare da altre angolazioni. Difficile come non so cosa, santi dio. Ho sbagliato? Manda chi vuoi, Pier. Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di persona. Mettervi nel sacco è stato più facile del previsto. Puoi che riparare il riparatore è un'impresa folle. Stavi dicendo qualcosa, Pier? Non ti stavo ascoltando. Come farò senza una più grande nemica? Per fortuna non dovrai scoprirlo. Rinuncia! Topo di fogna! Questa volta... Madonna divina! Non fosse riparabile, allora saremmo in guai seri. Ma ora non ha senso preoccuparsene. Madonna mia, che concentrazione! Oh, ciao, piccolo! Madonna. Attacchiamo tutti insieme! Vediamola qui! Perché devo andare lì?
vabbè, pensavo ci fosse qualcosa in più, invece no. Va bene. Ehi. Come riparerai il riparatore? Prima troviamo il modo di accenderlo. Non si era spento perché era rotto. Questo deve essere il pulsante di accensione. Ma più che pulsante. Allora. Ehi! Ti senti bene? No! Sono a pezzi, come tutto il resto. Nulla è più riparabile. Si è messo bene. Oh, mamma. Nulla! Yeah! Almeno i pirati non sono più un problema. Concentrati sulla scivolata. Secondo, mi stavo spuzzando sto coso in gola, pensavo che fosse un po' più lunga. La scena mi ha illuso. Sta radendo al suolo questo pozzo! Ostacolo! Madonna, che velocità! Riparare un atto vano e fugace! La nostra essenza è la distruzione! Sei diventato il distruttore! No! Un idiota! Vedo un compagno rosso come me! Accetta la tua condizione! Caso sta parlando di me? Il tuo braccio! Non dargli retta, Lattina. Se tu sei rotto, allora lo sono anch'io. E invece io e te siamo fantastici. Vabbè, in effetti, beh, mi manca il braccio. Ti è venuta qualche idea? Perché io sinceramente non riesco a pensare mentre scappo da un robot gigante con istinti omicidi. Ci sto lavorando. Lo sbaglio. La miniera crolla. Grande. La cura è illuminazione. Ma io non merito questo onore. La saggezza mi sfugge. Saggezza? Forse ho un'idea. Sono tutte orecchie. Minchia, mi stava per prendere il tiranno. Io sono rotto. Non posso riparare e non posso essere riparato. Non cadere, non cadere, non cadere. Che figata. Bellissimo, Oh, ma... Oh, mamma. Guardate che come... Tutto, siamo vicini a... alla scena epica di Spider-Man, di quando protegge la gru... cioè, impedisce alla gru di cadere sulla strada. Bellissimo. Posso finire di spezzarmi e stoccarmi la gola? Grazie. Io funziono ancora. Che cosa stai facendo? Improvviso. Fisicamente sono cambiato, lo so. Ma tu mi hai aiutato a capire che resto sempre Clank. Questo mi rincuora. Quando i Ballard mi hanno chiesto di proteggerli, ho colto la fragile natura frammentaria di ogni cosa. Tutto è guasto. Posso immaginare l'angoscia. Ma se riesco ad aiutare qualcuno, allora non tutto è perduto. Come posso ripagare questo favore? Puoi riparare questo? 99. Ah, madonna, sto morendo, sono 66. Ok.
posto, mi sono andato. Grazie. Hai appena donato speranza a un vecchio robot. Sono io a doverti ringraziare. Che poi lo faccio. Allora, prima di ogni... Incontra... Okay? Ah. Ovvio. Spero che Ratchet abbia costruito un nuovo dimensionatore. Allora, non l'ho ancora fatto. Vogliamo parlare di come mi hai salvata poco fa? Chi? Io? Certo. Hai un talento naturale anche nella mia dimensione. Grazie, Rive. Ehi. Ok, adesso devo prendermi il cazzo di Bolt. Ah, forse devo usare il teletrasporto. Il portale. Sì. Meglio saltare! Va bene. Ne arriva un altro! Ma non è che ci sei te, allora sto attento perché ho paura che mi vieni. E che cazzo? Una fenditura! Ah, ah sì, per... Sì, sì. Per me va bene. Va bene, va bene, va bene. Occhio al salto! Non devo... Ok. Ah, accidenti, chiodorino! Porca la puttana. Ma che passano sempre quelle lì? Pochissimo, potevo prendermi il bazlame. Vabbè, mi ricarico le munizioni e direi che posso potenziarmi qualcos'altro. Devi sbloccare nuovi livelli se vuoi altri potenziamenti, zuccherino. Ce n'ho un bel po' in realtà adesso, eh. Vorrei fare il rimpallinatore in realtà io ora. Almeno mi sblocco bella tutti i punti morte, che ho da fare, posto così. Ora, altra con i restanti. Potenza non si rifiuta mai! Questi qua non sarebbero male. Anche perché il guanto del fato serve molto, in generale. Antivacuità sì, ma non mi fa impazzire. La sto livellando perché comunque ce l'ho. Questa sì, farei il guanto del fatto che ora è quella più veloce da livellare. Dove andrai a parare? Ok. Torna presto a posto trovarmi, così. Mi raccomando. Allora. Grazie per aver riparato il riparatore. A proposito di cose, qua ho fatto tutto? Sì, armatura, bolt e info. Ok. Spia bot, qua l'hanno nominato. Allora, io direi che posso anche fermarmi qui, ragazzi. Quindi, prima di andare in un altro luogo, direi che concludo qua. Perciò, ragazzo Libelli, io ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio della compagnia. Spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio dell'avventura di Ratchet & Clank in Rift Apart. Ciao a tutti, raga, alla prossima.